Bella per tutti e per tutte, non ti arrabbiare. Bella per tutti i criminali, va la serie. Mi piace mangiare, ma mi piace di meno cucinare. Oggi mi faccio una mano da lei. Anche perché mi era venuta voglia di pollo fritto. E lei mi ha bloccato. Fermo, che te il pollo fritto lo pio, un panino, lo friggi come lo schifo. Te faccio una cosa io un po' più carina. Quindi mi ha detto tipo, te lo faccio marinato, poi impastato nei cornflakes. Te faccio il guacamole. Quindi ho detto, oh, sai che c'è? Cucina te, io magno. Allora, tia, lo vedi? Qua ci abbiamo i filetti di pollo, rosmarino, qua che ci abbiamo o yogurt zero, a senape, quello che è, pepe nero, paprika, limone, la farina, l'uovo, i cornflakes, bah, vabbè, olio di semi, e questo che è? Serve per guacamole? Sì. Che avocado, pomodorini, perché sono gialli? È perché ho preso i datterini gialli. I datterini gialli e aglio, vabbè, dai, va. Cominciamo. E la cipolla però. Dove è cipolla? Ah, la cipolla. Oh, mi pareva aglio. No, cazzo. Oh, ma oh, pare aglio, cazzo. Ah, capito, la cipolla. Vabbè, dai. Che mi guardi così? Oh, hai detto che cucinavi te? E di cucini te io mi mangio, quindi fai un po' quello che devi fare. Che inizio a fare la marinatura. Fa la marinatura. C'è una regola. Non cucino se non bevo. Ma infatti dici, vabbè, infatti vai. Non cucini, però io una biretta la apro. Io vado diretta a ti ridiamo il rosmarino. Io intanto bevo. Che si preoccupa? Ah, bella ghiacciata. Rosmarino tritato. Poi uovo. Tuorlo d'uovo. Che sei tutta rossa sulla schiena? Che c'hai? Abbronzatura da muratore. Bravissimo. L'altro giorno ho pulito l'orto dalle erbacce. Ti sei messa a far l'orto? Sì, mi sono messa a far l'orto. Ci mettiamo. Questo che è yogurt e crema. Yogurt. Rosmarino. Tuorlo d'uovo. Quanti cucchiai ci sta a mettere? Due un po'. Senape. Senape. Il succo di mezzo limone. I semini mi levi, sì, che non mi mangio. Sì, stai calmo, mo li levo. Poi ci mettiamo la paprika. Quello? Pepe. Pepe. Pepe nero. Pepe nero. Pure a sentimento. Brava, così mi piaci. Queste cose qui andiamo a girare, a mescolare. Scusa, mo, per carità, vuoi cucina a te, cucini te, ma... E il sale? Mo ce lo mettiamo. E mettici il sale, guardate, cioè, pensa se non c'ero io, mi facevi la marinatura sciapa. Dai, forza, mettici un po' di sale, sta là, sta proprio là. Sale QB, quanto basta e continuate a smucinare. Ma lo sai che è? Mi sa che se tipo gli piace il video con te che cucini, ti faccio sempre cucina a te e io magno. Yeah, guarda che robetta. Vabbè, mo ci mettiamo il pollo dentro. Sì, dai, mettiamo il pollo a bagno. Allora, ragazzi, abbiamo la marinatura che abbiamo fatto, la salsetta, c'è cioè il pollo, i nostri filetti, li metto dentro, eh. Vai. Vado? Vai. Così? Vai, sì. Olè. Un cucchiaio, levo. Il cucchiaio, mo, con il cucchiaio, giri e... Perché con il cucchiaio? No, a me... Levo, spostate un attimo. A me piace massaggiare, Su massaggio, così. Cioè, tutta la salsetta va dentro bene... Al filetto di pollo, no? Massaggio, senti che roba. Se è porno levo, Ho massaggiato, mo. Ma che c'è qua dentro? Lì dentro, quella pure. No! Perché no? Il tuorlo crudo. Beh, è una salmonella. Mo refrigeriamo. Tocca mettere al frigo? Sì. Mettiamo al frigo. Quanto? 20 minuti e mezz'ora, ragazzi, così, se c'è magari la pellicola, pulito, mettete un frigo, 20 minuti e mezz'ora. Intanto che il pollo sta in frigo, 20-30 minuti, regà, fanno la salsa guacamole, giusto? Giusto. La salsa guacamole, quindi cipolla, pomodorino e avocado. Sì, avocado la facciamo un po' povera questa salsa guacamole, ci andrebbe il peperoncino, ma non c'è. Non c'è il peperoncino, no, cipolla, avocado, non c'è il peperoncino. Oh, messo. Brutti perché c'è il peperoncino. Compralo. Ma che davvero? E mi imbruttisce mia sorella, e mi imbruttisci te. Cipolla che sta sotto, non si vede. Cipolla tritata, pomodorini, tutto a pezzettini. Mo stai a tagliare l'avocado.
ce lo butti dentro, schiacci tutto e fai la guacamole? Yes. Incide, vedi? Mm-hmm. Incidi. Guarda che vena sul braccio, mamma mia, ti è. Ma che, porca troia, oh. Guarda che braccio. Ecco chi apre la macchinetta del caffè dentro casa. Fa un po' il B? Farbi? No. Dai, farbi, dai, farbi. Dai, farbi. No. Dai, fai il B. No. Dai, faglielo vedere il bicipite a tutti quanti. Dai. Dai, fa la magnottella, dai. Niente, una fa. Vabbè. Avvocato. Tiè, guarda che poltiglia. Ancora non è una poltiglia. Ma ci mettiamo. Abbondante giro d'olio. Sale, come se non ci fosse un domani. Tanto ipertensione is the way. Ci mettiamo il pepe, visto che non ci abbiamo né i peperoncini né il peperone né il peperoncino. Quindi ci mettiamo il pepe. Ci mettiamo il pepe. E siccome ci mettiamo pure un pizzico di paprika, che secondo me non ci sta mai male. Il limone. E adesso un po' di pazienza. Però pare buono, eh? Certo che pare buono. Però pare buono. Guacamole. Io da mo che avevo mangiato. Tanto il pollo si deve marinare, cioè dove devi andare, olio, che vuoi, c'è la birra, farina, bevi, anzi bevi, stai zitto, farinato, non fritto, sarebbe male. La mocca o bevo. Cioè non è che c'è bisogno che tu commenti ogni cosa che io faccio, eh. La marinatura è quasi pronta, no? Sì. Quindi dobbiamo fare praticamente due cose, scaldare l'olio per friggere, e devo tritare sti cornflakes, mi ha detto. Esatto. Li trito io, cioè ma proprio così, cioè proprio con le mani così a bruta. Cioè prendo, stringo. Vieni un attimo qua. Allora, senti, quando io stringo, metti la mano qua, sul B, senti. Mamma mia! Tu hai preso solo due birre, eh? Perché è finita, deve essere tutta quella. C'è una bozza, eh? Sì. E il pollo con la marinatura di prima? Farina 00, cornflakes tritati con la faccia a matto di franchino. Pollo, farina, di nuovo qua dentro, marinato, cornflakes, frigo. E questo è il processo, il procedimento, no? Sì. Il guacamole è un po' rustico, perché poi alla fine si sono rotti le scatole. Guarda che chi ne capisce dirà che sembra un bel guacamole. Per carità, mancano degli ingredienti, ma abbiamo messo le mani avanti all'inizio, quindi... Cioè. Vado? Dimmi tu se no, no, non ti reputo adatto a questo, lo faccio io. Dai, no, devi a sto filetto! No, fermo, guarda che litighiamo, te lo dico. Litighiamo, ma bloccato. Il video. Dai, no, no. Vabbè, ormai l'ho preso! No, ormai l'ho preso! Dai, che sto sbrodo da tutto! Su, lo adagio? Sì, lo adagio. Dobbiamo no? guadagnare spazio. Lo adagio. Perché vanno girati una volta sola. Era in marinatura, lo mettiamo guadagnando spazio sulla farina, perché non lo possiamo girare una volta sola. Infatti lì ne avanzava qualcuno, non mi sbrocchi, eh. E adesso controlliamo che l'olio sia arrivato alla giusta temperatura. Friggiamo, io c'ho fame, no? Friggi? Friggi con una tazza. Anche perché hai comprato solo due birre, per non capire il vino, perché tu non hai preso abbastanza birre. Dai, friggi come una pazza, dai! Dai, friggi, madonna mia, mi stai a raccontare le fiabe a sti filetti di pollo, dai! Ma mica li devi far addormentare la notte, friggi, su, io c'ho fame! Voglio vedere il risultato finale del passaggio Golfex, ti è. Dai, friggi come una matta, vai! Levati da dentro la pentola che è stata a friggere, i Golfex in eccesso, se no bruciano d'olio! State guardando e ammirando questo spettacolo.
Tiè, guarda che roba. Quello, dai. No, ma rimani vicino quando... Qua? Questo? Rimani vicino? Bravo, quel rumore lì. Mamma mia. Andiamo. Guacamole. Passa guacamole così. Tac. Tac. Mi sa scoperchiato. Sono fantastici di questo. La guacamole è una bomba. E io che la volevo fare. E io che la volevo fare. Io stavo a piar pollo, stavo impanato, stavo fritto. Cioè, infarinato proprio, infarinato e fritto. Un'altra musica, ragazzi. O dovete fare per forza. Vabbè, raga, se vi è piaciuto il video, lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale. Ciao!